Sono con Massimiliano Giangrossi, vincitore del premio Gold Fashion Designer, seconda edizione. Ciao Massimiliano e benvenuto su HTO. Ciao, buonasera a voi. Allora Massimiliano, io ho visto la tua collezione e devo dire che è davvero stupenda, merita veramente la vittoria. E tu a questa collezione ti sei ispirato all'aria, all'acqua, alla terra e al fuoco. Parlacene un po'. Questi quattro elementi sono gli elementi della vita che di conseguenza uniti insieme creano la quintessenza. La quintessenza non è altro che la nostra anima, la nostra parte interiore, attraverso tutte queste cose che si uniscono insieme, nascono e muoiono e dal loro disfacimento rinascono e si ricreano. Così ho voluto reinterpretare queste cose attraverso i miei modelli. Quando è nata la tua passione per la moda? Credo alla nascita. Poi di conseguenza mi sono formato in accademia un po' di annetti fa, dopodiché ho deciso di avventurarmi nell'alta moda. Naturalmente è un ex studente dell'Accademia del Lusso e stasera lo ha dimostrato magistralmente. No. Beh, ex docente questo sì e... Oltre a questo, adesso ho una parte di insegnamento anche nell'Accademia del Lusso per cercare anche di istruire i nuovi giovani, no? Oltre che noi che abbiamo, diciamo, fra virgolette, iniziato questa forma di carriera. Massimiliano, tu come ti definisci? Sei uno stilista? Sei un sarto? Che cosa sei? Io sono uno stilista, un sarto, ma più che questo sono una persona che riesce ad interpretare la personalità e l'identità del mio cliente. Ogni abito è unico. Che cos'è per te la moda? La moda per me è l'espressione della nostra parte più inconscia, la nostra parte interiore. Noi attraverso la moda riusciamo a comunicare con gli altri. Come deve essere per te la donna? Soprattutto la donna e la donna adesso dell'estate, come deve vestirsi? La donna dell'estate, allora io sono un fautore del lusso e del buon gusto, della raffinatezza oltretutto, però la cosa più importante è che ogni donna e ogni persona deve sentirsi esattamente nell'abito in cui indossa. Come mai hai preferito l'alta moda al prêt-à-porter? Allora, l'alta moda credo che sia una mia attitudine perché riesco a creare i miei abiti direttamente con le mie mani e avendo una spiccata, diciamo, passione per il lusso, l'alta moda mi piace di più. Massimiliano, ne approfitto anche per le nostre amiche, soprattutto di HTO che ci seguono. Qual è la cosa che non deve mai mancare nell'armadio di una donna? Credo il tubino nero. Perché il tubino nero è una cosa che risolve ogni situazione, basta cambiare l'accessorio ed è sempre chic. Questa sera tu hai vinto, come abbiamo detto precedentemente, il premio come appunto migliore stilista. Che cosa si prova a vincere questo premio? I premi sono sempre delle emozioni importanti perché nel momento in cui si lavora non si lavora per il premio, ma si lavora per far uscire le proprie emozioni e sapere che queste emozioni sono arrivate al cuore del pubblico e della giuria, è una cosa altamente gratificante. A chi lo vuoi dedicare? Sinceramente lo dedico a me stesso perché questa collezione è veramente nata in me e con me. Per le prossime... Aspetta. Succede... Progetti futuri? Progetti futuri, oddio, ce ne sono tanti, ci sono dei bei contatti con l'estero per quanto riguarda Russia, Germania e cose di questo genere. E poi sono una di quelle persone che sale sul treno e quindi aspetto il prossimo che passa. Benissimo Massimiliano. Allora, per tutti i nostri amici di HTO che volessero continuare a seguire le tue collezioni, vedere le tue collezioni, avere maggiori informazioni su di te, sulle tue collezioni e magari anche sulle tue prossime sfilate, dove possono trovarti? Allora, io sono a San Benedetto del Tronto, ho un contatto Facebook che è Massimiliano Atelier,
dove generalmente viene pubblicato tutto ciò che faccio, gli eventuali eventi, e oltretutto un sito in costruzione in questo momento che è www.massimilianoatelier.it. Ti lascio il microfono, l'ultima cosa che vuoi dire tu, non ti faccio una domanda, quello che vuoi dire. Un grazie a tutte le persone che mi hanno votato e è bellissimo provare queste emozioni. Di nuovo complimenti, è davvero bravissimo, sei stato davvero molto bravo e i tuoi abiti sono davvero stupendi. Complimenti. Grazie, grazie a voi tutti. Grazie. Dire a me fu vision.